Non solo centro storico, piazza 20 Settembre e Pincio. Da quest'anno il Natale è anche al Lido di Fano. È stata presentata questa mattina l'edizione ricca di appuntamenti e attrazioni che prenderà il via su tutto il lungomare Simonetti dall'11 dicembre fino al 6 gennaio prossimo. 15 le attività tra ristoranti, bar e cocktail bar ad aver aderito a questo progetto in collaborazione con il Comune di Fano e la Proloco. Parte il progetto Natale al Lido. In sostanza abbiamo riunito tutte le varie attività, comprese quelle che per logica come le spiagge sono chiuse, proprio per riavvivare tutta la zona che solitamente conoscono tutti per l'estivo. E anche nel periodo invernale, appunto. Quindi abbiamo pensato di stendere 500-600 metri di tappeto rosso in tutta la camminata. Ci sarà una sorta di boschetto vero, quindi naturale, di varie tipologie di piante, ovviamente in chiave natalizia, quindi tutte allestite, addobbate, della filodiffusione per rendere la camminata un pochino più gradevole, e dei punti nevicata che stiamo ancora definendo dove, però ecco, per rendere appunto tutto più in chiave natalizia e un clima un po' più accogliente. E chi dalle prime colazioni del giorno fino al serale, la zona sarà sempre diciamo attiva. Insomma, una bella occasione per passeggiare lungo il mare anche d'inverno, addobbato per le festività e con le musiche natalizie del momento. Una bellissima collaborazione, una chiara volontà degli esercenti del Lido, circa 30 attività che si sono messe insieme e insieme all'amministrazione comunale, insomma, hanno creato questo progetto che vuol valorizzare una zona bellissima come quella del Lido anche nel periodo natalizio, ovviamente tutto questo nel macro progetto del Natale di Fano e con la collaborazione della Proloco di Fano. Ovviamente è l'invito per tutti a vivere anche il Lido anche nel periodo invernale e quindi andare nelle attività che hanno fatto questo grande progetto, quindi a dargli il supporto che meritano.